Brevemente cito il suo excursus come manager privato. Ha iniziato in Pirelli nell'83, nel 98 è diventato CEO di Pirelli Gomme Italia e poi Senior Vice President delle Operation in Pirelli Gomme World. Nel 2001 è stato nominato CEO di TIM e nel 2003 è diventato Direttore Generale di Telecom Italia. Però a me piacerebbe stasera invece mettere in risalto delle doti della persona, dell'uomo, se Beppe mi permette, per come lo conosco io. La determinazione, la capacità di affrontare sfide difficili al limite dell'impossibile, la saldezza di nervi nei momenti di difficoltà e l'impegno costante e continuo. Se queste doti, che sono doti personali, le aggiungete alle capacità manageriali che lui ha maturato nel tempo, voi trovate la figura del leader ideale, il leader con la L maiuscola, che è Beppe Sala. Io volevo prendere degli spunti per vedere se queste doti che gli attribuisco poi sono vere oppure no. E partirei un po' indietro. Vi ricordate quando Milano ha vinto la gara dell'Expo 2015 battendo Smirne? Ricorderete che ci fu una corsa dei personaggi politici istituzionali a occupare i ruoli di governance, perché era una sfida molto importante, molti anni avanti nel tempo, sembrava che le risorse fossero lì disponibili, quindi c'era una grande corsa. Man mano che il tempo passava, i problemi aumentavano, le risorse diventavano più scarse, c'era discussione sul progetto, quale fare, se farlo, se non farlo. Man mano, direi, queste figure istituzionali cominciavano a ritirarsi perché il rischio aumentava e le possibilità di successo e di visibilità diminuivano. La faccio breve. Nel 2013 Beppe è stato nominato commissario unico, un uomo solo al comando, spalle larghe, cervello fine, con l'arma a doppio taglio. L'insuccesso sarebbe stato solo suo, ma oggi dobbiamo dire che il successo deve essere solo suo, nessuno può mettere le mani sulla torta. Vorrei anche ricordare che in Italia, esperienze di pochi giorni fa ce lo dicono, il commissario unico viene nominato nei momenti di grande tragedia, quando ormai non c'è più nulla da fare, nessuno più se la sente e quindi bisogna trovare qualcuno che se ne occupi. Bene, hanno trovato quello sbagliato perché se ne è occupato e ha risolto il problema. Ma questo va ad onore, direi, di chi appunto ha anche nominato Beppe. Un altro esempio della, direi, capacità di gestire situazioni difficili. Un anno e mezzo fa ero di fianco a Beppe in aula Magna Gobbi, c'era un convegno, lui era invitato a parlare assieme al professor Marchetti, mi sembra, delle prospettive di Milano dopo Expo. Beppe era di fianco a me, aveva il cellulare, gli arrivò il messaggio che alcuni dei suoi collaboratori avevano avuto l'avviso di garanzia. Poco secondi dopo fu chiamato al podio, fece il suo intervento, come sempre convincente, tranquillo, preciso, e poi se ne andò e corse in ufficio. Direi quegli avvisi hanno avuto le conseguenze che tutti sappiamo e qualche settimana dopo, in televisione, una giornalista piuttosto insistente girava intorno al tema di questo ambiente in cui Beppe lavorava, che Beppe dirigeva e faceva delle supposizioni. Bene, io mi ricordo quella frase che non dimenticherò mai. Beppe tagliò corto e disse: io sono incorruttibile. Questa è una frase, se ci pensate, che si sente dire poche volte in Italia. Anche perché credo, forse mi sbaglio, che pochi potrebbero dirla come l'ha detta Beppe. Un altro esempio un po' più leggero, come voi sapete, come tutti sappiamo, che le ferie in Italia sono un diritto sacro e inalienabile. Bene, forse c'è un italiano che maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, questo meraviglioso ottobre, non ha fatto ferie in Italia
Beppe Sala 24 ore su 24 nel posto di lavoro. Chiuderei con una grossa invidia personale, Beppe, ma credo che possa essere condivisa questo sentimento di invidia, perché tu nei 6 mesi di leadership all'Expo hai potuto concentrare in questa unità di tempo il massimo di conoscenze, capi di Stato, leader, belle donne, sportivi, primi ministri, presidenti vari, compresi quelli della Repubblica Italiana, e beh, devo dirti che ti invidiamo molto. Un augurio prima di lasciarti, prima di prendere il nuovo importante, irrinunciabile incarico che ti verrà consegnato, ricordati di fare qualche giorno di ferie con la tua gentile signora.